Allora, come vi dicevo nei saluti, in questa fase vi illustrerò una breve presentazione, durerà circa una mezz'oretta, copriremo i vari aspetti della piattaforma, quindi qual è stata l'esigenza che ha spinto Red Hat ad offrire una piattaforma di questo tipo. Come vi dicevo nella presentazione, io mi occupo di sviluppo software dal 2001, quindi nel tempo ho avuto modo di lavorare con numerose tecnologie. All'epoca si sviluppava, almeno io ho iniziato sviluppando con Active Server Pages, una tecnologia di Microsoft, .NET non esisteva, quindi all'epoca diciamo lo sviluppo web orientava tra ASP, PHP, si stava affacciando Java, che insomma aveva insomma, sempre il suo ambito di utilizzo. E oggi vi racconterò un po' la storia. Qui i colleghi del marketing hanno rappresentato le aule dev con l'omino, con le cuffiette dietro al PC, un po' da sfigato effettivamente, perché poi se voi guardate invece nel percorso Ops lì trovate l'omino con la cravatta, bello, rilassato, riposato. Noi invece siamo quelli sfigati tra virgolette che stanno dietro il computer a fare delle operazioni mistiche. Però in realtà il percorso che io voglio raccontarvi è proprio questo, cioè le difficoltà che vive, che viveva lo sviluppatore sfigato, e con un percorso di crescita utilizzando la piattaforma OpenShift arriva ad avere dei veri e propri superpoteri che lo lasciano libero di dedicarsi a quello che sa fare meglio, cioè scrivere il codice. Quindi questa parte introduttiva poi seguirà la parte, se vogliamo, anche più interessante, perché andremo a mettere mano al codice, andremo ad utilizzare la piattaforma OpenShift, quindi ci sporcheremo nel vero e proprio senso letterale del termine le mani. Io quando penso a sporcarmi le mani mi viene sempre in mente un'immagine che adesso vi racconto. Vi faccio una domanda così rompiamo un po' il ghiaccio, fuori dagli schemi. Quanti di voi hanno dei figli? Io ne ho 3. E allora mi ricordo la prima volta che ho cambiato un pannolino con questa creatura, mio figlio, che non stava fermo un attimo. Ecco, avere il concetto di sporcarsi le mani, le salviettine, il pannolino, tieni il bambino, il pannolino, la salviettina, e insomma è un'operazione simpatica. Adesso con 3 figli sono cintura nera, quindi vado tranquillo in autonomia. Ed è lo stesso percorso, gli stessi strumenti ce li mette a disposizione OpenShift per arrivare ad avere la piena padronanza degli strumenti di sviluppo, per arrivare poi ad effettuare il vero e proprio deploy, la messa in esercizio della nostra applicazione. Quanti di voi si sono trovati a lavorare con una architettura come quella diciamo rappresentata in figura? Quindi con un application server grande, imponente, importante, e un'applicazione con uno strato di accesso ai dati, vari servizi e la parte web con l'HTML e JavaScript. Quanti di voi hanno avuto esperienza con un'applicazione di questo tipo? Qui viene definita questo tipo di architettura monolitica. A me piace definirla anche mastodonte, perché l'application server tipicamente qual è? Quale vi è capitato di utilizzare? JBoss e Bea. WebLogic, WebSphere, qualcuno è capitato? Quindi sono comunque application server strutturali che offrono una pletora di servizi che sottopongono lo sviluppatore o il sistemista, che poi deve mantenerli, a importanti sessioni di configurazione, di tuning. Qualcuno ha mai configurato il load balancing o il clustering utilizzando JGroups? Un bagno di sangue. Ecco, adesso vedremo come invece ci si ritrova a gestire in maniera automatica anche il bilanciamento del carico utilizzando la piattaforma OpenShift. Quindi questo diciamo che appartiene al passato come tipo di architettura, ma in realtà è ancora molto presente nelle applicazioni che girano in esercizio in svariati ambienti. Quindi quello che noi oggi vedremo è come sviluppare applicazioni per il cloud.
Quindi applicazioni native per il cloud. Cosa significa sviluppare un'applicazione che sia pronta per il cloud? Evidentemente, se la premessa è stata il passato con l'architettura monolite, sviluppare applicazioni cloud native significa migrare verso un altro tipo di architettura. Ma perché si è sentita la necessità di modificare il processo di sviluppo, di deployment, di testing, anche i processi aziendali, come vedremo, per arrivare a sviluppare applicazioni cloud native? Beh, una su tutte, per avere la garanzia di poter sviluppare e rilasciare il software più velocemente, quindi di aumentare la frequenza dei rilasci. Release early, release often è il detto e il motto che si utilizza per questo tipo di applicazioni. Incrementare la qualità dei prodotti che si rilasciano in produzione e che si offrono poi ai clienti e soprattutto, cosa importantissima, ridurre i rischi del delivery, quindi della messa in esercizio, della messa in produzione. Quanti di voi non hanno vissuto con ansia un rilascio? Nessuno. Il rilascio viene vissuto sempre con un po' di ansia, c'è sempre la paura per lo sviluppatore di essere chiamato magari alle 7 di sera quando va bene, perché si è appena passato in produzione la nuova versione del software e qualche cosa è andato storto. E quindi aumentare la confidenza nei rilasci, quindi avere quasi la certezza che quello che si sta per rilasciare poi funzionerà nell'ambiente di esercizio, di produzione, è uno dei motivi che ha indotto il nostro mondo a prendere delle contromisure e ha indotto Red Hat ad offrire una piattaforma come OPC. Quindi se da una parte noi abbiamo le applicazioni a monolite, vecchie, grandi, pesanti, difficili da gestire, difficili da mantenere, difficili da configurare, in cui il processo di deployment, soprattutto di rilascio, è un processo che coinvolge tanti attori. Come fate tipicamente voi i rilasci? Qualcuno se la sente di abbozzare, ecco, devo rilasciare una nuova versione del software che gira su WebLogic. Che cosa fa il collega o che cosa fate voi per mettere in produzione questa nuova modifica? Si spegne il server. Se avete messo i file di configurazione dentro il WAR o dentro l'AIR, scompatta il WAR, scompatta l'AIR, vai a modificare i file, rimpacchetta oppure fai il deploy della directory, fai ripartire. E nel frattempo che è successo? Se vi trovate in un ambiente di produzione dove magari il cliente ha bisogno di mantenere in piedi il servizio per più tempo possibile, il downtime, che sia stato di 5 minuti o che sia stato di un'ora o che sia stato di 3 ore, sicuramente è andato a gravare in maniera negativa sul business, comunque sul servizio offerto. Quindi l'architettura a microservizi, che nasce invece come contraltare dell'architettura monolite, nasce per rendere più snello il processo di sviluppo, di manutenzione, di test e di deployment, ovviamente. Quindi, che cosa significa sviluppare dei microservizi? Significa sviluppare dei piccoli moduli indipendenti tra di loro, che certamente concorrono tutti alla funzionalità della nostra applicazione, ma sono indipendenti e hanno un grande numero di vantaggi, anche degli svantaggi ovviamente, però parliamo dei vantaggi. Quindi, essendo piccoli, possono essere scritti o riscritti, quindi il termine piccolo, che è sufficientemente generico, nella letteratura si dice quanto deve essere piccolo un microservizio, più piccolo possibile, tipicamente è un modulo che possa essere riscritto nel giro di un paio di settimane. Poi i microservizi, essendo indipendenti tra di loro, possono utilizzare tecnologie differenti, quindi soprattutto nelle grandi aziende ci sono sicuramente competenze diverse nei team di sviluppo. Quindi c'è chi sa sviluppare in Python, quanti di voi hanno programmato in Python? Quanti in Java? PHP? Perl? Ruby? No. Ecco, con i microservizi ogni modulo
può utilizzare la sua tecnologia. Questo consente anche all'organizzazione di ottimizzare le risorse. Quindi se ho delle competenze forti su una determinata tecnologia, posso far sviluppare a quel gruppo di persone una piccola porzione dell'applicazione. Se ne ho altri che conoscono bene Java, posso far sviluppare in Java un altro tipo di applicazione. Quindi la complessità dove sta? Sta nel dover orchestrare e far parlare tra di loro i microservizi, perché essendo moduli indipendenti e ciascuno si occupa della sua funzionalità, tirano fuori la lista dei prodotti nel magazzino, un servizio esposto tipicamente, anzi quando parliamo di microservizi parliamo di una esposizione di servizi REST. Quindi quando si è iniziato qualche anno fa a sviluppare nella logica orientata ai servizi, e c'erano web services che facevano da padrone, però web service utilizzano sempre il protocollo HTTP, ma con una diciamo un overhead aggiuntivo, per cui c'è tutto l'envelope, c'è il dialogo XML, c'è la gestione. Allora a un certo punto ci si è chiesti: perché utilizzare una diciamo sovrastruttura rispetto al protocollo HTTP quando si può invece utilizzare il protocollo HTTP liscio standard? Ecco perché è nato REST, che ha i suoi numerosissimi vantaggi. Il protocollo standard si basa ormai su risposte JSON, quindi ogni browser è in grado di interpretare questa notazione che era nata per JavaScript, oggi è una notazione utilizzata nei campi più disparati, molto concisa, molto sintetica, quindi anche basso utilizzo di banda, quindi risposte molto performanti. Quindi l'architettura microservizi significa proprio scomporre il nostro monolite in tanti piccoli moduli indipendenti che poi devono dialogare tra loro. In qui c'è una complessità in più da gestire, ma anche qui la piattaforma OpenShift ci mette a disposizione tutta una serie di strumenti trasparenti per noi, quindi noi, di cui noi non sappiamo nulla, per fare in modo che questi servizi dialoghino, si trovino, si possa verificare se stiano funzionando, quante risorse stanno utilizzando, quante istanze di ogni servizio sono in esecuzione, di quante ne ho bisogno. Quindi, quando noi parliamo di applicazioni cloud native, certamente i microservizi c'entrano e come, ma non solo, tanto che le applicazioni cloud native hanno bisogno di tutta un'altra serie di caratteristiche per essere definite tali. Quindi, che cosa sono le applicazioni cloud native? Sicuramente hanno un'architettura basata sui servizi, quindi di questo c'è assoluto bisogno. Devono esporre una serie di API REST, quindi endpoint REST, una serie di chiamate, una serie di URL, ognuna che risponde al suo servizio. Devono girare all'interno dei container. Quanti di voi hanno utilizzato dei container? È una tecnologia che oramai diciamo viene frequentemente utilizzata da qualche anno, ma non possiamo parlare di applicazioni cloud native se non ci sono almeno questi due ingredienti: container e microservizi. E poi ovviamente, se non viene innescata una cultura DevOps all'interno dell'intero processo, e nella slide successiva vi spiegherò che cosa significa, non ci si può definire pronti per lo sviluppo di applicazioni cloud native. Quindi microservizi, ma tutto il resto a contorno. Quindi come si avvia questo percorso dal programmatorino sfigato che stava qui a programmatore che sviluppa applicazioni cloud native che si trova alla fine del percorso? È un vero e proprio percorso che ha bisogno di determinati passaggi e di precondizioni per essere compiuto. Quindi sicuramente si deve riorganizzare il processo aziendale in ottica DevOps. Poi c'è bisogno di un'infrastruttura self-service on demand, le spiegherò tutte nel dettaglio queste voci. L'automazione è la fa da padrone in questo processo. Se non c'è automazione,
non c'è DevOps, non c'è Continuous Integration, non ci sono applicazioni cloud native dove ci sia la certezza di quello che sto rilasciando sia effettivamente un prodotto valido e pronto per essere utilizzato. Continuous Delivery, Codebase è condivisa e tra, diciamo, nel titolo di sviluppo. Devono esserci delle tecniche di deployment avanzate e vedremo in questo come ci aiuta OpenShift, e quindi dopo e solo dopo si arriva allo sviluppo dei microservizi. Queste sono precondizioni che assolutamente devono esserci per arrivare allo sviluppo dei microservizi e a mandarli in esecuzione in una piattaforma come OpenShift. Vi racconto una storia. KeyBank è una banca inglese, cliente di Red Hat, quindi ne hanno sviluppato un caso d'uso. Però vi dico anche che la settimana scorsa eravamo a Milano a fare questa stessa presentazione e parlando con dei colleghi mi hanno rappresentato la stessa situazione e lo stesso scenario che aveva KeyBank calato su una banca italiana. Quindi qual era il problema di KeyBank? Aveva un'applicazione a monolite, application server, WebSphere, e avevano un framework MVC fatto in casa, quindi nemmeno Struts. Almeno i colleghi di Milano hanno detto Struts 1, questi non avevano nemmeno Struts, avevano un framework fatto in casa, basato sulle server, e, vecchio di 15 anni, quindi applicazione che girava da 15 anni. E avevano un cluster di WebSphere complicato da gestire, complicato da mantenere. Qual era il problema principale che loro hanno voluto risolvere? I rilasci. Loro erano costretti a fare un rilascio ogni 3 mesi perché ogni volta che dovevano passare in produzione una nuova versione del software dovevano spegnere tutti gli application server, causare un downtime dei servizi di qualche ora e poi far risalire tutto, con tutti i rischi che ne seguivano e ovviamente con il disservizio che veniva offerto ai loro clienti. Quindi hanno deciso di avviare una transizione dal monolite ai microservizi, e badate bene, avviare una transizione, perché non, difficilmente si riesce a fare con un passaggio unico dall'oggi al domani. È un, diciamo, un'attività impegnativa perché coinvolge il refactoring dell'intera piattaforma, non solo dell'applicazione. Ma sicuramente l'hanno fatto, quindi il primo passaggio è stato separare logicamente nell'applicazione il front-end dal back-end. Il back-end, quindi i servizi di accesso ai dati, hanno cominciato ad esporlo con microservizi, quindi con interfacce REST. E quindi il front-end chiamava queste interfacce REST, sempre WebSphere. Poi, dove sono arrivati nella fase finale, a sostituire l'intera piattaforma con OpenShift, microservizi, invece di WebSphere utilizzano Tomcat, ed è assolutamente ammissibile perché nel momento in cui tu nell'application server, nel servlet container, devi far girare un solo servizio per rispondere ad una richiesta HTTP, beh, non hai bisogno di tutta l'infrastruttura di un application server pesante con tutti i rischi che ne conseguono. Siccome i microservizi dentro i container, come vedremo, devono partire, devono essere avviabili, sostituibili nel più breve tempo possibile, proprio per non dare il disservizio, il vantaggio di questa migrazione è evidente. Avevano un servizio di cache distribuita, lo hanno passato a Redis, perché OpenShift si integra perfettamente. Redis è uno dei prodotti certificati per l'utilizzo con OpenShift. Quindi questa è la storia per cui alla fine del processo di refactoring, quindi sono passati a REST e JavaScript, hanno adottato i container, cosa che prima non avevano, e li hanno ovviamente fatti gestire da OpenShift, hanno automatizzato i test, hanno ridefinito i confini tra sviluppo e operation, hanno inserito una deployment pipeline, oggi vedremo anche degli esercizi sulle pipeline, su come si definisce, quindi una serie di operazioni che ti consentono di arrivare ad avere un pacchetto per effettuare il deploy, e alla fine hanno raggiunto il loro obiettivo, che è quello del zero downtime. Cioè, oggi voi vedrete come OpenShift, nel momento in cui
c'è una nuova versione del software, lascia in esecuzione la vecchia applicazione, fa partire la nuova applicazione, solo quando la nuova è effettivamente in esecuzione spegne la vecchia e in maniera assolutamente trasparente, senza disservizio, c'è continuità nell'erogazione tra il primo e il dopo. E questo loro l'hanno raggiunto. La frequenza dei cicli di rilascio è passata da 3 mesi a 1 settimana. Quindi, seppur loro potrebbero rilasciare tutti i giorni, quando il processo è automatizzato, hanno deciso il giovedì, mi sembra, hanno il loro sistema automatico che non fa nient'altro che scaricare i sorgenti, e dopo lo vedremo, impacchettare il tutto e mandarlo in esecuzione su OpenShift. Quindi, questo processo di transizione passa in prima battuta nella riorganizzazione aziendale verso il DevOps. Quanti di voi sanno definire che cos'è il DevOps? Qualcuno se la sente di dire? DevOps significa che una persona sa fare lo sviluppatore e il programmatore? No, un team, un gruppo, ognuno ha le sue competenze. No, falso mito. DevOps significa, tanto è una cultura, perché si chiama cultura? Non è uno strumento, non lo installate sul PC, non lo installate sul telefonino, non è uno strumento o una tecnologia o una metodologia da utilizzare, niente di tutto questo, è tutto questo. Cioè, è una vera e propria cultura aziendale dove, a partire dal vertice, dal management, dai tecnici, ci si è accorti che riuscire a mettere insieme, a costruire dei team dove ci siano al loro interno tutte le professionalità degli sviluppatori e dei sistemisti, fin dalle fasi iniziali del progetto, aiuta per la buona riuscita del progetto. E vi faccio un esempio. Quindi è una cultura, no? Che coinvolge tutti, dal management ai colleghi, lavorare insieme, scambiarsi le informazioni. Quando parliamo di DevOps, spesso si accompagna anche tecnologie e metodologie. Metodologie Scrum, chi ha sentito parlare di Scrum, per esempio, di metodologie agili, sono metodologie che facilitano questo processo. Con Scrum ci si vede tutti i giorni, c'è una persona che si chiama Scrum Master che ha lo scopo di eliminare gli ostacoli che si presentano all'interno del gruppo DevOps, del gruppo di sviluppo, dei gruppi di lavoro in via generica. Quindi significa avere all'interno dei gruppi tutte le competenze necessarie per portare avanti il progetto. Pensate un po', noi sviluppatori, quanti di noi fin dalle fasi iniziali, dalla prima riga di codice, si mettono a pensare a come gestire la precarietà della risorsa precaria per definizione, che è? La rete. Bravissimo. La rete. Quanti di noi hanno sviluppato applicazioni che si collegano con il database? Che utilizzano pool di connessioni? Vi preoccupate mai dall'inizio di capire se una connessione, da quando è stata istanziata a quando viene utilizzata, e credetemi, può passare diverso tempo, anche ore e giorni, sia ancora buona? Tipicamente, io almeno quando ero alle primarie non lo facevo. Poi che succedeva? Mettevi in esercizio il software e dopo un po' ti arrivava la chiamata del collega sistemista, maledetto lui, che non funziona niente. Allora non è che non funziona niente, perché in realtà se avessimo avuto un dialogo fin dalle fasi iniziali, tipicamente chi gestisce l'operation ha, diciamo, un ecosistema di problemi comuni che capitano, no? Quindi la rete, c'è il bilanciatore, ma lo sviluppatore magari non lo sapeva all'inizio che in mezzo c'era un bilanciatore di carico, per cui la connessione che avevi stanziato ieri pomeriggio poi dopo ha switchato con l'indirizzo e quindi non è più buona. Se non ti preoccupi di sostituirla con una buona, ecco lì c'hai il down del servizio e ne scaturisce un errore. Riorganizzare il processo per fare in modo che ci sia un dialogo fin dalle fasi iniziali può aiutare, no? Perché quando si parla col collega della produzione dice: oh, mi raccomando, occhio, ricordati che in passato è successa questa cosa sulle connessioni, oppure e sappi che in quell'ambiente dove andremo a deployare c'è il bilanciatore, l'Oracle che tu usi, Oracle per dire un database server a caso,
che usi qua nell'ambiente di sviluppo, lì è rack, quindi è clusterizzato, quindi occhio alla stringa di connessione, metti in piedi tutta una serie di contromisure. Quindi questo significa riorganizzare il processo in ottica DevOps. Infatti coinvolge i team, coinvolge la cultura e coinvolge ovviamente la tecnologia, quindi è tutto un insieme, però sicuramente parte dalla testa e da come si organizza il modello di lavoro. Dopo aver riorganizzato ci sono tutti questi altri passaggi da fare. Bisogna avere una infrastruttura self-service on demand, perché non ci si può trovare nella condizione, nel momento in cui si avvia un nuovo progetto per esempio, di dover chiedere in carta bollata al collega: mi crei per favore la macchina virtuale, mi alloghi le risorse, mi dai a disposizione questo servizio. Ecco, questa è una perdita di tempo che, diciamo, tipicamente è il primo ostacolo a cui viene sottoposto poi il team di sviluppo. Quindi riuscire ad avere una piattaforma self-service significa che se ho bisogno di deployare la mia applicazione in un ambiente di test, devo poterlo fare in maniera facile e veloce. OpenShift mi consente di fare. Automazione. Oggi difficilmente, anzi, per arrivare allo sviluppo di applicazioni cloud native c'è bisogno di un processo di automazione. E questo significa riuscire ad avere procedure che riescono a scaricare il codice sorgente, lanciare i test unitari. Qualcuno di voi ha mai scritto un test unitario? Li ha visti? Sono una piccola fetta dei test, i primi, quelli, diciamo, la prima frontiera. Però già avere un processo di automazione che ci consente di avere la confidenza sul codice che è stato rilasciato è un passo in avanti. Poi ovviamente non basta, ci sono i test di integrazione, ci sono gli smoke test, tipo è salita l'applicazione? Smoke test. Voi come fate? Fate partire l'application server, poi col browser aprite la pagina. Questo smoke test lo fate a mano, ma magari avere qualcuno che ve lo fa per voi è un grande vantaggio. Continuous delivery, perché senza dubbio anche qui avere un processo automatizzato che vi riesce ad impacchettare l'artefatto, quindi dal codice sorgente farlo diventare un pacchetto pronto per essere utilizzato dalla piattaforma OpenShift, è un grandissimo vantaggio. Dove pacchetto noi intendiamo, dopo lo vedremo meglio in dettaglio, proprio il container all'interno del quale voi trovate la vostra applicazione e tutte le dipendenze per farla girare. Tecniche avanzate di deployment. Che vuol dire? Che la piattaforma è in grado di offrirvi una serie di facilitazioni di servizi che vi consentono, una volta che avete generato questo pacchetto, di mandarlo in esecuzione, con il numero di istanze che voi avete deciso, di effettuare il bilanciamento in maniera del carico assolutamente trasparente. Tipicamente troviamo due scenari, quindi siccome OpenShift manda in esecuzione in cluster la vostra applicazione, il vostro servizio, varie istanze, ognuna che risponde al suo indirizzo IP, beh, al mondo esterno però voi offrite una sola interfaccia e quindi OpenShift si occupa anche di bilanciare il carico secondo due policy: la round robin policy, quindi chiamo un'istanza, poi l'altra, rotazione, poi ricomincio da capo, oppure con una policy di tipo sticky, appiccicosa: se mi chiama lui lo mando sul pod A, quindi sul servizio in esecuzione A, se mi chiama lui lo mando sempre sul B, se mi chiama lui lo mando sempre sul C, e si possono scambiare ovviamente, lo potete configurare, istruire la piattaforma per fare le operazioni in maniera diversa. Quindi di tutta questa parte qua, e guardate quanta roba ho detto, se ne occupa OpenShift. OpenShift ve lo offre perché è basato su container e Kubernetes, e quindi con tre comandi o tre click dall'interfaccia web voi gli dite quante istanze dell'applicazione volete, come deve scalare, poi lo vedremo nei lab, quando il carico della CPU supera una certa soglia, pum, istanza in un altro posto. Pensate a Netflix, esce la nuova serie di Black Mirror, no? La lancia, domani esce, sa già che ci sarà un picco di traffico. Ecco, allora basta istruire la piattaforma per dire: guarda che
allo scatenarsi di queste condizioni, quindi se il consumo di memoria o della CPU supera una certa soglia, istanziano fino a 2000 pod, che sono l'unità minima di esecuzione di OpenShift, della mia applicazione per riuscire a rispondere in maniera veloce alle richieste che arriveranno. Amazon, Black Friday, anzi non vi parlo di Amazon, MediaWorld ha fatto il Red Day poco prima del Black Friday. Io dovevo comprare, vi dico la mia esperienza, un piano cottura, dico, ho trovato un prezzo eccezionale, scadeva alla mezzanotte. Io ho iniziato la procedura d'acquisto alle 18 più o meno. Sapete quando sono riuscito a concludere l'ordine? Alle 23:40. Quindi ho fatto proprio in tempo, però era sovraccarico il sistema. Quindi avere un sistema che ti dice, oh, faccio la giornata della vendita sfrenata, ma sappi che se superi il carico mi devi stanziare non 1000 dei miei pod, ma 5000. Così io sono stato caparbio e sicuramente ho aspettato fino alla fine perché ero determinato a comprarlo. Però vi assicuro che tanta gente dopo il secondo tentativo se ne va a comprare da qualcun altro oppure rinuncia all'acquisto. E questo ovviamente è un danno. Abbiamo detto che applicazioni cloud native non possono prescindere da container e microservizi. Come si è arrivati a questa, diciamo, innovazione dei container? Un tempo, voi non lo trovate qui, immaginatelo qui nel muro, quando io iniziavo a lavorare su alcuni progetti ci si chiedeva quante macchine dobbiamo ordinare, quanti server, quanti pezzi di ferro, con quanta memoria, con che processori. E quindi si inizia a fare l'ordine, arrivano, installa ciascuna macchina e fai la manutenzione. A un certo punto qualcuno si è chiesto perché devo comprare fisicamente delle macchine separate quando su una macchina posso far girare delle macchine virtuali che mi virtualizzano l'hardware e il sistema operativo. In una macchina fisica tante macchine virtuali, ciascuna con le sue risorse assegnate. E si è fatto un passo in avanti. A un certo punto ci si è chiesti, ma perché io devo virtualizzare l'hardware, il sottosistema audio, le periferiche USB, eccetera, eccetera, quando a me serve solamente far girare un'applicazione scritta in Java che gira su Tomcat? Dalla risposta sono nati i container. Quindi il container è un sistema che ci consente di isolare, di impacchettare la nostra applicazione in un'unità la più piccola possibile e all'interno del container metto l'applicazione e tutte le dipendenze che utilizza la mia applicazione, quindi anche a livello di sistema operativo. Questo perché, ecco perché parliamo di container Linux. Quindi ci sarà al suo interno un sottoinsieme minimo di librerie, di servizi che mi servono per far girare la mia applicazione. Questo che fa? Fa in modo di tenerlo il più piccolo possibile e quindi il più gestibile possibile, per fare in modo che la nostra piattaforma OpenShift possa gestire questi container nel tempo più veloce possibile, quindi senza perdere tempo. Quando deve aumentare il numero dei pod, deve far partire questi container nel più breve tempo possibile, quindi devono essere piccoli. Quindi che cosa ci mette a disposizione la piattaforma? Dove si inseriscono, ecco, le caratteristiche che rendono la nostra applicazione cloud nativa pronta per essere utilizzata da OpenShift? OpenShift gira su ogni infrastruttura, come vi diceva Andrea. Questo significa va sicuramente, si può installare su l'hardware fisico e negli ambienti virtualizzati e anche sulle piattaforme di cloud esistenti. Che cosa ci mette a disposizione? Quindi tutta questa parte qui è di OpenShift. Ci mette a disposizione tutta l'infrastruttura che ci consente di far girare qualsiasi container. Che vuol dire qualsiasi container? Come vi dicevo prima, abbiamo la nostra applicazione scritta in Python perché siamo bravi col Python, te la fa girare. Abbiamo la nostra applicazione scritta in Ruby, te la fa girare. Scritta in Java, te la fa girare. Scritta in .NET Core, te la fa girare. E quindi che cosa ci mette a disposizione? Tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. L'automazione per il build, per il deploy, il fatto di essere un'infrastruttura self-service, tutte le facilitazioni della continuous integration e continuous delivery.
e poi gestisce per noi che cosa? Kubernetes e aggiunge tutta una serie di servizi. Quindi si occupa del service discovery, perché se io ho centinaia, alcune applicazioni migliaia di microservizi, pensate che impazzimento scrivere qualcosa o configurare Kubernetes per gestire l'istradamento delle richieste verso i vari servizi. Lo fa OpenShift in automatico, noi non dobbiamo fare niente, lo fa tutto lui. La stessa cosa per il routing, il monitoring delle applicazioni, il load balancing come vi dicevo prima, la gestione delle configurazioni, fatto prima l'esempio, no? Scompatto il WAR, sostituisco i property, finito, non c'è più questa storia. Della configurazione se ne occupa la piattaforma, quindi si istruisce OpenShift per fare in modo quel servizio di dirgli quel servizio lì utilizza questo file di configurazione e quindi si modifica solo a livello di piattaforma. Quindi i vantaggi sono innumerevoli, vi lascia liberi veramente di concentrarvi sul vostro codice. Guardate di quante attività si occupa ancora la piattaforma OpenShift. Sono veramente tante, ve le ritrovate, diciamo, in un'unica gestione. Quindi chi gestisce la piattaforma può avere accesso alla configurazione, ma più che altro al fatto di come istruire la piattaforma per reagire all'utilizzo delle nostre applicazioni. Quindi Red Hat OpenShift è basata su tutta una serie di sottoservizi, di servizi, di applicazioni, di framework, come vi diceva poc'anzi anche Andrea, in voga, molto utilizzati, e sono le tecnologie del momento e che risolvono tutta una serie di problemi. Trovate sicuramente Kubernetes, trovate Jenkins, trovate tutti gli altri. Il vantaggio qual è? Che vi gestisce la piattaforma per voi, con insomma, tutta una serie di modalità di installazione di servizio che vi ha illustrato anche poco fa. La comunità di OpenShift, come vedete da questa immagine, è una comunità gigantesca, una comunità di clienti, di partner, di contributori, di utenti, cioè qui in mezzo voi trovate la NASA per esempio. Questo vi dà anche l'indicazione di quanto la piattaforma sia matura e sia pronta per essere utilizzata in qualsiasi ambito di applicazione con un'alta affidabilità. Adesso avviciniamoci verso i nostri lab. Quindi abbiamo detto che una volta eravamo programmatori sfigati che dovevamo fare tutto da soli, ci dovevamo preoccupare, vivevamo con ansia il rilascio in produzione delle nostre applicazioni, e abbiamo capito invece che con un percorso si approda all'utilizzo della piattaforma OpenShift che ci lascia concentrati sul codice che scriviamo, quindi sullo sviluppo di funzionalità per rispondere alle esigenze dei nostri clienti. Come effettua la piattaforma, quindi come manda in esecuzione il nostro codice OpenShift? Utilizza tre metodologie principali. La prima si occupa, è quella che a me ha fatto saltare tanto così dalla sedia, direttamente dal codice sorgente. Cioè, io cosa dico ad OpenShift? Questo è il mio repository Git dove ci sono i sorgenti dell'applicazione. E poi basta, non gli devo dire altro. Perché OpenShift si effettua il checkout dei sorgenti, è in grado di capire che tipo di applicazione è in grado di capire dove la deve far girare, impacchetta al volo dai sorgenti l'artefatto, quindi se è un'applicazione Java lancerà la sua build Maven per esempio, crea il WAR, gli costruisce intorno un container, e quindi un container da mandare in esecuzione, e lo manda in esecuzione sulla piattaforma all'interno di un pod. Che cosa gli ho detto io? Niente, gli ho detto solo che quelli sono i sorgenti. Fantastico. Oppure si può effettuare il deploy direttamente dal binario dell'applicazione, quindi magari io mi sono costruito all'interno della piattaforma una pipeline, vedremo un esempio, che cos'è una pipeline? C'è un motore di pipeline, tipicamente si utilizza Jenkins, che esegue una serie di operazioni. Quali sono queste operazioni? Scarica il codice sorgente, effettua i test, quando sei certo della bontà, impacchetta tutto nel mio WAR, per esempio. Quando questo è pronto lo mette a disposizione di OpenShift e lo manda in esecuzione. Quindi questa è l'altra modalità, dal binario. Ultima modalità,
altrettanto interessante effettuare il deploy e mandare in esecuzione direttamente un container. Quindi magari a valle della pipeline precedente ho generato il mio UAR, ma mi vado a costruire anche la container image e quindi vado a chiamare altri servizi per impacchettare la mia applicazione all'interno di un container. Qual è il vantaggio grande che ci dà un container? Quante volte avete mandato in esecuzione o avete rilasciato il vostro UAR e poi vi chiama sempre il solito collega fastidioso delle operation e dice non funziona? Qual è tipicamente la risposta che noi diamo per primi? Il mio data center funziona. Works on my machine, oppure funziona nel mio ambiente. Ecco, a sviluppare e impacchettare all'interno di un container ci dà l'assoluta certezza che in quel container ho deciso io quale versione di Java ci deve andare, quale versione delle librerie devo utilizzare, quale application server ci deve girare. Quindi il loop a cui eravamo sottoposti prima, ma che versione di Java c'è in quell'ambiente? Ah, 1.7. Che versione dell'application server, quale patch, com'è configurato, non c'è più, perché nel container io ci ho messo tutto quello che serve per farlo girare, e che io lo faccia girare sul mio portatile o lo faccia girare sulla piattaforma OpenShift è esattamente la stessa cosa. Come è evoluto il mondo dei servizi cloud? Una volta, qualche anno fa, c'era qualcuno che doveva preoccuparsi, sempre Netflix, che ha sviluppato tanto, doveva preoccuparsi di implementare tutta una serie di pattern, quindi sviluppare nell'ottica cloud nativa qualche anno fa significava dover sviluppare certamente i microservizi, preoccupandosi però di mettere la logica per fare il service discovery, quindi dove stanno girando questi servizi, a quale interfaccia rispondono, implementare il circuit breaker, che è un pattern anche qui diciamo architetturale. Quanti di voi lo conoscono, l'hanno utilizzato, l'hanno implementato? Circuit breaker, ho un servizio che ne chiama un altro. Allora, che succede? Io sono il servizio A, devo chiamare quello lì, lo chiamo una volta, mi risponde pick, non funziona per qualsiasi motivo. Quindi che succede? Devo implementare delle logiche di recupero, provo a richiamarlo un'altra volta, magari dopo un po' di tempo lo richiamo, pick un'altra volta, è proprio giù, lo richiamo un'altra volta, spento, fine, morto. Che succede? Implementare il pattern circuit breaker significa a quel punto smettere di chiamarlo, perché devo continuare a tediarlo oppure avere il rischio che mi butti giù tutta l'applicazione dopo un certo numero di fuori. Quindi con quel pattern lì qualcuno ha dovuto scrivere nel codice la logica per fare in modo che dopo un certo numero di tentativi non ti chiamo più, chiamerò un altro servizio se ce l'ho a disposizione, oppure ti dirò basta, ritenta tra 10 minuti, tra un quarto d'ora, tra un'ora, e quindi questo significa switchare, spegnere il servizio e smettere di contattarlo fino a che non torna disponibile. Ma mentre una volta qualcuno si doveva implementare tutta questa logica, e noi faremo un esempio con questo, a un certo punto, ai giorni nostri, OpenShift ha deciso di mettere a disposizione questa funzionalità in maniera automatica a partire dalle prossime release. Quindi Andrea nelle conclusioni vi parlerà anche dell'evoluzione degli scenari. Quindi anche qui, utilizzando questo Istio che vedremo in approfondimento in chiusura, routing intelligente, load balancing, service resilience, cioè se ho un servizio che cade, è andato in sofferenza, OpenShift è in grado di farlo ripartire, quindi si accorge che è caduto e ve lo fa ripartire proprio perché zero downtime, reporting eccetera eccetera. Quindi questo lo vedrete in dettaglio poi con Andrea nel pomeriggio, però vi dà l'indicazione, ecco, dell'evoluzione del percorso dove si sta. Siamo arrivati finalmente ai nostri microservizi, e quello che noi oggi a breve, oramai tra qualche istante, inizieremo a vedere proprio sul campo è come si sviluppano dei microservizi utilizzando queste tecnologie. E quindi abbiamo Wildfly Swarm, è un framework che consente di sviluppare microservizi, ha due caratteristiche fondamentali. La prima utilizza gli standard, quindi per offrire delle interfacce REST con le annotation, e la seconda, quindi sono tre, la seconda interessante
impacchetta la nostra applicazione in un jar. Si definisce anche Uber Jar, qualcuno l'ha mai sentito? Che significa? Che all'interno di questo jar che cosa fa? Mette un sottoinsieme delle classi del Java Enterprise che ci servono per far girare l'applicazione, solo un sottoinsieme, e delle sue dipendenze, per fare in modo che questo pacchetto, ancora una volta, sia il più piccolo possibile. Perché mettere, non lo so, la parte di discovery di un servizio che non utilizzo, se la mia applicazione si deve occupare semplicemente di rispondere a delle chiamate HTTP ed esporre un'interfaccia REST? Quindi mi mette, mi impacchetta in un jar e faccio partire con java-jar il server HTTP e tutte le classi che servono per rispondere alla mia richiesta, che lo fa piccolo. E poi che cosa aggiunge? Una parte di interfacce REST per il monitoraggio dell'applicazione, ce la mette lui gratuitamente. Quindi ci avrà degli endpoint che possono essere invocati e ci dicono come risposta in JSON lo stato dell'applicazione, se sta girando, quante risorse consuma, eccetera eccetera. Vertex è un altro framework che si utilizza per sviluppare applicazioni reactive-like. Io le definisco sempre in questo modo, sono simpatiche, hanno il loro ambito di applicazione, ma se voi prendete un gatto, lo buttate sulla vostra tastiera, lo fate camminare un po', ecco, quella è un'applicazione reactive-like, perché dopo vedremo il codice, sono veramente molto sintetiche, concise, ma incapsulano tante chiamate concatenate, quindi è un po' come programmare in Perl. Chi è che programmava in Perl? Si capisce? No, diciamo che hanno il loro ambito di applicazione, quindi le applicazioni reactive si utilizzano quando abbiamo bisogno di performance estreme, di rispondere a richieste, tante richieste, nel più breve tempo possibile, perché come ci riesce? È programmazione asincrona basata sugli eventi. Quindi mi chiami, ti rispondo subito, poi c'è una callback che viene scatenata dopo. Quindi con un bassissimo numero di thread riesce a servire un grandissimo numero di richieste. E infatti nei nostri esempi viene utilizzata come gateway che si frappone tra la nostra interfaccia web interface dell'applicazione e i servizi sottostanti. Quindi si occupa di smistare tutte le richieste, lo deve fare velocemente. Spring. Chi non ha mai utilizzato Spring? Vedremo come si sviluppano dei microservizi utilizzando Spring Boot. Quindi si faranno due microservizi, uno che utilizza Wildfly Swarm, uno che utilizza Spring Boot, vi fa vedere anche le differenze. Infine, Node.js, anche qui con Node si possono sviluppare applicazioni reactive-like, nel lab lo utilizzeremo e si occupa di mandare in esecuzione un ambiente di runtime server-side per JavaScript. Noi lo utilizzeremo nel lab per offrire il nostro servizio di interfaccia web esterna, quindi le nostre pagine HTML, lo faremo con noi. A questo punto i concetti chiari sono stati tutti sviscerati, snocciolati, abbiamo compreso quali sono le grandissime potenzialità della piattaforma, adesso ce le andiamo a vedere una per una, quindi tutto quello che vi ho raccontato, dalla continuous integration, il deployment, le pipeline, il mandare in esecuzione, il load balancing, le modifiche ai sorgenti, il deploy nella piattaforma, lo vedremo tutto nei lab che inizieremo.